E che dire dell'immigrazione scellerata, oltre 175.000 sbarchi, il 6% in più rispetto al 2014, nessun rimpatrio. Premier Gentiloni, non fate controlli alle frontiere, lo sa lei che di quasi i 13.000 pakistani che hanno richiesto asilo solo il 20% è entrato via mare e l'80% è entrato via terra dalla Slovenia e dall'Austria senza controlli? È per questo motivo che il pessimo Alfano, sul fronte anche dell'accoglienza che sta esplodendo, ha voluto lasciare il Viminale. Altro che il paese in condizioni di maggiore sicurezza. Lo chieda agli italiani il ministro Alfano, che vivono interamente nella paura. Concluda. Ebbene, noi come gruppo della Lega Nord non crediamo affatto che questo governo abbia le carte in regola, perché è la perfetta prosecuzione del governo Renzi 1. Non avete le carte in regola per servire il paese, anche perché lei, Premier Gentiloni, ha confermato molti pessimi ministri. Concludo dicendo che la Lega Nord, a partire dal prossimo weekend e poi proseguendo nelle prossime settimane, organizzerà iniziative nelle piazze d'Italia per dare voce a quei milioni di italiani che pretendono il voto subito, rivendicando la propria sovranità, come recita l'articolo 1 della Costituzione. La Lega Nord, Premier Gentiloni, farà in Parlamento da qui in avanti un'opposizione durissima e senza sconti al suo governo, che è il quarto, lo ricordo, esecutivo abusivo non eletto dagli italiani.